Ciao Luca. Ciao. È caldo a Roma in sti sì. giorni, è molto caldo. Decisamente, e lo sarà anche per un altro bel po', credo. Anche secondo me. Sto posto è fighissimo, tra l'altro, eh. Cioè, dava poi l'idea del sudore del lavoro, non so se... Raccontaci un po', come nasce la tua passione per questo mondo, per il tattoo? Ah, per, dagli albori? Sì, però, come sei finito a fare tattoo. Questo? Come sei finito per a fare questo? Dobbiamo tornare... C'erano le carrozze, c'erano. Negli anni 90. In realtà è una cosa che mi ha sempre un po' affascinato, sin dai tempi del liceo, quindi okay. Si parla dei primissimi anni 90, era già una cosa che, per la quale attraverso la musica, lo skate e cose simili, vuoi o non vuoi entravi in contatto. Quindi anche se era molto di nicchia ancora. Era tantissimo di nicchia, ovviamente. Poi immagina la modalità con quale la poteva recepire un ragazzo, insomma, di 13 anni, 14 anni che stava in liceo. Era assolutamente una cosa vista dall'esterno e molto lontana, però era sicuramente un fattore di fascino incredibile. E poi da là è iniziata con calma, piano piano, già al liceo io scarabocchiavo sulle braccia della gente così per scherzare, per gioco, però poi mano a mano è andato un po' avanti. Ma alla fine del liceo, poco dopo la fine del liceo, già avevo un po' le idee abbastanza chiare. E tornando da un viaggio a Losanna, poi un mio caro amico, già tatuato, Alessandro Cola, preso un appuntamento via lettera con le okay. modalità dell'epoca, con Philippe Len a Losanna, e l'ho accompagnato. Quindi il mio, in realtà, primo incontro col tatuaggio professionale è stato quel tatuatore, è stato proprio col botto, perché poi esatto. sono stati 3 giorni in Rue Centrale con lui, perché ha tatuato lui e altri amici e siamo rimasti un po' là, e lì è scoccata la scintilla. E nel viaggio di ritorno ci siamo fermati a Milano, ho comprato il mio primo kit di macchinetta da una signora che non so chi da una signora che vendeva questo materiale, non so se è viva ancora, insomma, all'epoca aveva già una certa età. Qui non penso. Chi lo sa, non si sa mai. Insomma, si parla di 25, nel 95-96, quindi 25 anni fa. E questa signora aveva il materiale da tatuaggio nel suo salone, cioè nascosto nelle credenze, nei cassetti trasformatori. Quel cassetto c'erano le macchinette, i colori nella vetrina e così e non via. Sapremo mai il perché di questa cosa, cioè in casa e non così. So nemmeno come ho trovato questo numero, forse qualcuno proprio in studio da Filippo ce l'ha dato dicendogli questa cosa, perché reperire anche il materiale all'epoca era quasi impossibile. C'erano già alcuni grandi distributori, insomma, i Max e Nando e Giorgio che vendevano macchinette, insomma qualcosa, le pubblicità che si trovavano dietro le riviste, la Biotech. Però poi reperirlo in questa maniera era abbastanza difficile, non c'erano i negozi, non c'erano i supply, no, certo. cose del genere, non esistevano. Qui a Roma vicino c'era Borgo Sabotino, un distributore di Mickey Sharps, okay. che poi sono diventate le prime macchinette professionali che, sì. che ho acquistato. Tanti di noi poi hanno cominciato con quelle là, a tutt'oggi macchinette secondo me validissime. Poi da là, insomma, ha preso mano. Tutto è passato da essere un hobby, perché all'epoca era un hobby, cioè non potevi pensare che era che sarebbe diventato no, poi un lavoro. Era passione all'epoca. Era perché... impossibile pensarlo, i tatuaggi li facevi agli amici, il nostro giro poi era un giro fortunatamente abbastanza ricco di incoscienti che... perché quello ci vuole. Che poi se facevi un tatuaggio all'epoca eri proprio incosciente, sì, nel senso che non è che dicevi va di moda lì, se lo facevi eri incosciente, se te lo facevi da uno che ancora non li sapeva fare eri doppiamente eri peggio. incosciente. Quindi alla fine si è trovato un connubio di folli che ha portato al mio primo book, che quello è stato. E poi da là ho trovato lavoro in uno studio qua a Roma, uno studio storico di un tatuatore storico, Sergio Diomede, che una voce altisonante qui a Roma e nell'ambiente. Adesso non tatua più, ma è rimasta una pietra miliare del tatuaggio romano e italiano. E ho lavorato un po' di anni da lui, insomma, dove abbiamo fatto hai fatto scuola, la vera gavetta, insomma, hai fatto scuola. Del tatuaggio. Tu nasci come
tatuatore, però poi ti sei appassionato a macchinette, costruisci macchine, fai tavole, dipingi, cioè sei a 360 gradi, cioè sei nell'arte e in questo mondo che si vede, abbastanza con tutto, nel senso. Sì, ci proviamo. E diciamo che ho sempre trovato un po' stretto poi incanalarmi in una sola esperienza artistica e quindi mi è venuto quasi naturale, poi come accade a tantissimi nel nostro lavoro, di trovarsi a incanalare le energie poi in altri tipi di settore. Nell'ambito delle macchinette è una cosa molto tecnica che è sempre stata una cosa che mi ha appassionato, l'ho sempre aperte, distrutte, rimontate, ricostruite, ricomposte, Frankenstein Junior. Quindi anche quello è avvenuto abbastanza naturale, è avvenuto fra l'altro a distanza di molti anni da quando ho cominciato a tatuare, quindi non è una cosa che è venuta in contemporanea. Non è mi manca la materia prima, devo inventarmela, no, proprio una passione dopo. Passione che è nata ovviamente, inizia il collezionismo là, quindi comprando le prime macchinette dagli Stati Uniti, che lì è stata ovviamente l'apertura ad un mondo che a noi è un po' abbastanza oscuro, quindi una nuova scuola di costruzione macchinette che qua è ancora, perlomeno nel momento in cui tatuavamo noi, in Italia in particolare, era difficile avere. E lì si è aperto un altro orizzonte, ovviamente, e la cosa comunque mi ha appassionato sempre di più finché poi ho ceduto uno degli due studi che avevo a un mio amico e con quel cambio di direzione ho preferito non fossilizzarmi solo sul tatuaggio, ma espanderti, quindi officina, frese, torni. Origami e stizzo, cioè i più tradizionali del mondo, ti hanno citato, ho detto vai a trovare mammone, ho detto ah sì, va bene, perché tu fai un po' traditional, un po' giappo, cioè non sei fermo in un punto, no, spazi anche lì, cioè no. No, diciamo che poi negli anni abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, insomma, cioè l'escursus stilistico ha coinvolto bene o male, credo, penso, qualsiasi genere nel tatuaggio esista. Lupo e Stizzo, poi amici di vecchissima data, noi abbiamo iniziato, il periodo in cui abbiamo cominciato a tatuare era sempre lo stesso, veniamo dalla stessa generazione, quindi bene o male abbiamo fatto gli stessi percorsi. A livello stilistico tutti noi, anche loro, poi abbiamo cercato di affrontare un po' tutto, poi trovi la tua direzione, che è quella adesso, però che chi lo sa, sì, come sono fatto, insomma, la direzione che ho preso ora non posso dire che sarà quella che avrò fra 10 anni, perché conoscendomi, avendo visto tutto il percorso antecedente, però nella mia carriera e la modalità di stile di tatuaggio che ho affrontato è stata spesso molto diversa a seconda del periodo che stavo passando, no? Influenzata poi da... Perché anche ora ho visto un pezzo che mi è rimasto in mente, che era tipo un demone azzurro verde acqua con sotto un'aquila, quindi sembrava proprio un mezzo giappo e un mezzo... Sì, poi quella stilistica là è tipica dell'insegnamento di Ed Hardy, quando negli anni 70-80... Uscito dai binari un po'. È uscito dai binari, è stato il primo grande sperimentatore, il genio assoluto che ha cercato di unire l'Occidente con l'Oriente creando una stilistica che a tutt'oggi noi ancora utilizziamo tantissimo. Quel tipo di estetica là è quella che probabilmente ora... Più mi piace. È l'unione di questi due mondi che sono quelli che poi sono i più grossi e ci hanno segnato, insomma, in tal direzione. Soprattutto noi, perché magari noi siamo arrivati dopo i Maori, ma forse i primi tribali, sì, però sì, era appunto giappo e scuola vecchia, cioè sì, non c'era altro tradizionale. E poi era appunto giappo, era così, e la scuola non c'era il new, il sì, c'era ovvio, era così, ovvio. C'era così o così. Trovi che sia cambiato un po' questo mondo qua dai tuoi tempi? È cambiato, certo. Vabbè, andiamo per i 50, è cambiato tantissimo. La sperimentazione c'è sempre stata. E una cosa che ho sempre notato io è che
Ancorché poi le cose che arrivavano nel, tra virgolette, nel mainstream, nelle riviste erano quelle, però i tatuatori nel mondo hanno sempre sperimentato nuove idee, nuove soluzioni, con più e meno fortuna nelle loro, ovviamente, nella loro riuscita, però c'è sempre stata questo tipo di sperimentazione. Oggi ovviamente ha preso un trampolino di lancio incredibile, vuoi per il numero di persone che si è approcciata al tatuaggio e vuoi per le tecniche che sono cambiate, l'attrezzatura, tutta una serie di cose che ha portato poi, come in qualsiasi altro campo, perché il tatuaggio è questo, ma tutto quello che ci circonda viene influenzato dall'avanzamento della tecnologia e delle cose che noi utilizziamo, quindi ogni cosa porta poi a un tassello nuovo e porta le persone a utilizzare una cosa che era stata magari creata per un determinato scopo per tutt'altro, e quindi di là nasce il nuovo, che è quello che poi a posteriori noi decidiamo essere vantaggioso, svantaggioso, buono. No, certo. E poi magari l'innovazione su alcune cose che usi ti portano a avere altre tecniche, piuttosto che, cioè, prima quando saldavi un ago ci sfumavi, ci coloravi, non c'avevi voglia di fartene. Chiaro. 45. Chiaro. Oggi che hai una macchinetta e 80 cartucce, volendo puoi fare un tatu con 20 cartucce. Prima, certo, mai avresti usato 20 aghi, sì, per fare un pezzo. Sì, sì, si aprono nuovi mondi, nuovi scenari, e quindi ovviamente sì, l'evoluzione è, per alcuni, involuzione, perché poi c'è è una questione di punti di vista. Poi nel mezzo, secondo me, c'è sempre la giusta via per queste cose. Gli estremismi, come in tutto, come in politica, nella vita, non fanno mai bene. No. Troppo. Quindi essere troppo con le parole. Ma non usati. Quindi non troppo nel new, non troppo nel. Però, cioè, rispettando la cosa che io dico sempre, che è una cosa che ha formato, secondo me, a livello stilistico e umano, tantissimi tatuatori del mondo, è che l'esperienza e la lezione che ha dato Dardi nel tatuaggio è proprio questa: è l'uscire fuori dai binari. In realtà, che poi all'epoca era stranissimo. All'epoca. Sicuramente avrà fatto storcere il naso a tante persone, perché magari uscire dai binari in alcuni sensi, in quel caso era stilistica e basta la cosa, ma nel nostro caso lo stiamo vivendo in mille modi diversi. Se vogliamo parlare delle macchinette, il modo con cui una macchinetta rotativa è stato visto all'inizio della sua nuova alba, perché diciamo le rotative esistono da sempre, anche forse prima da quando esiste la macchinetta. Tante persone non lo sanno, dicono vecchia scuola, bobina, no, la vecchia scuola, esatto, era rotativa. Sì, esistono, hanno camminato parallelamente, certo. Hanno cambiato parallelamente nel tatuaggio, si sono sempre continuate ad usare comunque le rotative. Ovviamente hanno avuto un momento, un exploit maggiore negli anni 90, con certi tipi di stilistica diverse, con la nascita del dotwork, per esempio. E adesso ovviamente è esploso in un'altra maniera. Io parlo ovviamente di rotativa direct drive, tralasciando tutto ciò che è la nuova ondata di macchine rotative, però l'innovazione ha portato anche a questo tipo di macchine nuove, che hanno dato la possibilità di creare anche degli stili nuovi, quindi questo è uno dei tanti, per esempio, aspetti che tante persone non digeriscono bene, no? Io lo capisco pure, poi cercare di far proprio poi una cosa che negli anni non è mai stata vista in una determinata maniera è anche difficile, lo capisco benissimo. Sicuramente è meglio essere pronti all'innovazione che farsi trovare impreparati. Accettarla almeno. Altri possono farlo. Chiaro, almeno. Magari tu decidi di andare avanti a bacchette tutta la vita, certo, perché no? Sì, sì, sì. Però neanche da dire il tatuo è soltanto a bacchette, certo, no? Devi essere un po' più aperto. Quindi com'è che vedi questo mondo tra qualche anno? Ti sei posto? Allora, la mia idea, detto questo, fatto tutto questo preambolo, la mia idea è che ovviamente tutti questi cambiamenti hanno portato all'uscita di artisti incredibili, cosa che prima non, probabilmente, insomma, avremmo visto su... li contavamo sulle dita della mano, adesso iniziano ad essere tantissimi. C'è un altro lato della medaglia, che è un altro lato pesante in contempo, che ovviamente ha portato all'interno di questo mondo un insieme di persone che, non avendo mai attraversato un periodo serio in uno studio,
vengono, si immettono in questo tipo di lavoro senza un criterio etico alcuno. La cosa ovviamente ha creato tutta una folta schiera di persone che pensa che fare i tatuaggi sia vendere le scarpe, la stessa cosa, quindi sì, un'attività commerciale come un'altra, e lo è sicuramente perché dà da mangiare a tutti noi, alle nostre famiglie. E lo usa proprio un'attività commerciale. Esatto, siamo inseriti come artigiani nella realtà dei fatti, però poi l'espansione così incontrollata ha portato anche all'inserimento di, ovviamente, di un'infinità di loschi figuri all'interno della cosa. O magari gente che non gliene frega troppo, cioè sì, lo per me moda, per soldo, per cassetto, cioè per amore magari non ce n'è, no? No. Magari anche quelli che dicono io so fare bene una roba ma faccio un'altra perché spinge, so che venderò, cioè... Certo. È quella, boh. Beh, quello pure è un discorso poi... Quello è un discorso che accetto addirittura tranquillamente, perché poi se uno vede che un genere lo fa lavorare di più, questa non mi sento in dovere di giudicare una persona del genere. Il mio giudizio magari è per qualcuno che non ha la benché minima etica, che mette i piedi su altre persone, che trova magari il modo di lavorare di più a discapito però di altri. Poi se io trovo che facendo i tribali guadagno di più che facendo il realistico, per dirti, ben venga, anche se poi non è il mio genere preferito. Certo. Tutti quanti noi scendiamo a patti con noi stessi e con quello che ci circonda ogni giorno, altrimenti non potremmo sopravvivere, quindi è una cosa che alla fine dobbiamo fare. C'è chi lo riesce a fare con più serenità, chi io con meno serenità, chi non ci riesce assolutamente. Ogni tipologia di approccio va più che bene. Quindi hai sempre fatto prove, ti piace guardare, quindi curiosi tanto verso il futuro. Wireless ti piace? Lo digerisci? Sì, sì, nel senso è una cosa che ovviamente... Perché lo vedo spingere molto. Intriga. Lo vedo molto, cioè che stanno uscendo, adesso arriveranno. Sì, beh, lo vedi spingere. Anche dall'altra parte. Ovviamente, sì, sì. Chiaro. Anche dall'altra parte, dall'altro est, adesso arriveranno una vagonata di wireless. Sì, è probabilmente la cosa che... E andrà a sostituire il mondo del cavo in una direzione. Nell'altra direzione non c'è ancora, c'è tutto un insieme di persone, di un mondo di persone che utilizza altri tipi di macchine e quindi si interessa poco al wireless. Non è quella cosa che le attira. Sì, diciamo che magari può essere che si spacca il mondo. Anche perché ad oggi, fra tutte le cose che io ho provato, ancora non ci sono delle caratteristiche in alcune macchine, specialmente penne o wireless, che possano supplire a quello che fanno altri tipi di macchine. No, certo. Ancora non c'è una modalità per la quale, ok, possiamo passare tranquillamente a quello. Viviamo in un momento, secondo me, sono anche prove, convivono insieme tranquillamente e per alcune cose ovviamente è sicuramente meglio un tipo di attrezzatura di macchina, per altre ancora non c'è stato. Dobbiamo ricordarci che il modo con cui noi lavoriamo deve essere assecondato dal supporto, dall'oggetto che noi stiamo usando e non viceversa. Noi non dobbiamo, certo, adattare il nostro modo di lavorare alla macchina adesso che stiamo usando. Adesso è molto così. Ma non dovrebbe essere, non è mai stato così e non dovrebbe essere così. La macchina deve fare quello che dico io. Io non devo fare quello che dice lei. Con le bobine era più facile. Ad oggi, specialmente nell'ambito delle liner, ancora io trovo molta difficoltà ad utilizzare delle macchine rotative che non mi permettano di fare ciò che faccio con la macchina a bobina. L'unica macchina che ho provato che secondo me si avvicina moltissimo e che può essere considerata una degna sostituta della liner è Dan Cabin, che è l'unico costruttore che ha fatto qualcosa di innovativo, che ha portato qualcosa di nuovo in questo settore, ovvero il settore delle, sì, liner, delle, sì, macchinette per fare le linee. Tra l'altro è settabile, io la trovo bene anche per fare color, cioè ovvio, se no, ovvio, setti, ovvio, fa di tutto. Chiaro, con la macchina, una macchina delle... tutto fare assolutamente, però il discorso del colore, una penna qualsiasi può fare il colore, però benissimo. Però ti dicono Cubin per le linee, Cubin per le linee, ce la setti, ce la Cubin. Certo, no, sì, sì, tantissima gente ci fa di tutto. Magari si spaccherà di più il mondo e c'è chi farà vecchia scuola con il cavo, le bobine e i modaioli del momento,
quella fazione là di persone che tu hai prima citato, magari userà la penna, perché farà figo, farà brand, farà... Certo, magari può certo. essere che si stacchi ancora di più questo sì, mondo. Sì, ma già è diviso, è già diviso però in c'è maniera, chi, ma... c'è chi mischia un po' adesso. Eccomi. Cioè, coloro con quella... Io uso tutto. Io uso qualsiasi cosa, nel senso non ho... Vuoi per curiosità, vuoi perché magari mi capita di provare cose che mi portano, però... Per un motivo o per un altro, alla fine mi trovo a utilizzare tutto quello che mi dà in mano, alla fine citato tranquillamente, non è quello il problema. Però assecondando però la macchina. Se la macchina ovviamente non fa quello che io dico, sono io purtroppo mi trovo a fare il tatuaggio facendo quello che dice lei. Certo. E se con una macchina io ho un certo tipo di workflow, con quella devo purtroppo assecondarmi a lei e quindi... è una cosa che è sempre successa. Io negli anni che quando ancora non facevo le macchinette utilizzavo una shader di Adam Ciferri che okay. ero innamorato di questa Bulldog, l'ho comprata qualche anno prima, ci ho fatto non lo so, 2 anni di seguito ogni giorno 3 tatuaggi al giorno non sapendo mettere in setup ancora la macchinetta. Io ho continuato ad usarla finché quella macchinetta a un certo punto mi faceva impiegare per fare un tradizionale one shot che normalmente avrebbe necessitato 2 ore in 4. Ok. Non perché poi percepissi la cosa, pensavo che ero io magari che mi rallentavo, quella macchinetta sta invecchiando, andava rimessa in setup e mi avrebbe, però io mi ero adattato a lei. Sì. Cioè io in quel momento stavo tatuando, portavo a casa il risultato, alla fine il tatuaggio usciva fuori, ma mi ero adattato alla macchina fuori setup, quindi io avevo iniziato a tatuare. Poi col tempo non te ne accorgi neanche, no, non è che perché si è, una cosa, pian pianino. È una cosa graduale che se non lo sa, oggi lo sanno anche i sassi, nel senso veniamo bombardati da informazioni su come mantenere in setup, perlomeno io lo faccio. Mm-hmm. E all'epoca insomma era molto più difficile, nessuno capiva niente di nulla, quindi era tutta una sperimentazione, alla fine lavoravi, però ti piaceva talmente tanto che non la riponevi nel cassetto, no, capito? Guai. Io sento spesso infatti la gente che dice devo andare più piano, quindi è gente che andrebbe più forte, ma in base alla macchina deve rallentare, ma secondo me è solo per comodità, solo per avere la cartuccia, per non montarsi l'ago, ed è talmente comoda, piuttosto usa una roba che anch'io. Lo faccio anch'io. Mi metto anch'io in quella situazione. Lo faccio anch'io, devo dire che io magari è pigrizia. Se mi trovo ad aver montata due macchine da linea, e una rotativa con la cartuccia per fare tutto ciò che riguarda la campitura e le sfumature, mi serve da fare delle linee più fine per non monto un'altra macchina, magari monto sulla cartuccia con la linea più fina e vado con quella tranquillamente, poi magari mi rallenta leggermente, ma nell'economia di quel tatuaggio preferisco avere la comodità piuttosto che la velocità. Siamo diventando comodi, siamo certo diventando... è che se dovessi fare, se inizio una schiena io linea, beh, certo. 12 round shader, un 12 straight, un 12 hollow con una rotativa non lo farei mai, per come sono fatto, perché mi piace chiudere quel lavoro in 2 ore e mezza piuttosto che 6. Di farti segnare. Esatto. Ma non solo ma per me, anche per il cliente. Ma perché poi soprattutto? Senso, cioè, triplo. E poi, non so, il flow che hai con un certo movimento non lo puoi riprodurre andando a rilento. No, certo. Se una sfumatura, cioè se devi uscire con la sfumatura non sì. puoi perché... Sì, la gestualità viene a mancare, e quindi sì. se manca la gestualità in certi tipi di tatuaggio manca l'anima, manca il... Poi che non tutti lo notano, questo è un altro discorso, però io vedendolo... Ci sono tante cose che le persone non notano ultimamente. Vedendolo mi dà fastidio, quindi... Apriamo una finestra... Qual è il tuo ago? Quello che dici, mi trovo a casa perché sto usando il mio... Liner? Sì, ma no, quello che vuoi, quello che non manca mai però. Quello che non manca mai è il 7 round shader. Ok. A cascata il 12 hollow e il 13 magnum. Ma round shader lo usi come shader? No. Ah, ok. È contro la suonatura, non lo usi. Sì, ribaltato. Dai un consiglio a un giovane magari che vuole entrare in questo mondo. Ripensaci. No, scherzo. Non farlo ad oggi. Ad oggi è difficile lasciare il giovane. Ripensaci perché. Ad oggi è difficile. È tosta, ovviamente è molto più difficile. Un giovane che inizia oggi deve. E deve sviluppare più che la ricerca Instagram, la ricerca su libro. Cioè, il consiglio che posso dare è la bibliografia. Okay. L'acquisto di materiale fisico, reale, che puoi sfogliare, perché ad oggi noi ci troviamo di fronte a una nuova generazione che usa come reference per il suo bagaglio culturale Instagram e basta. È un mezzo
fenomenale. Non, sicuramente, non... ha fatto ampliare questo mondo tantissimo, ah, nel bene ah, e nel male. Nel male, ma non solo il tatuaggio, è un mezzo di comunicazione incredibile, ha riguardato la fotografia, ha riguardato il cinema, ha riguardato la musica. Che era anche Facebook prima comunque. Che era anche Facebook, però Facebook è già evidentemente è un social in cui subentra anche tantissimo la morale delle persone, il commento, la condivisione di quel post, di quella cosa, inizia a essere un insieme il pensiero di una persona. E lì invece è un'immagine che io trasmetto, quindi secondo me è stato un social più rivoluzionario. Sì. Per quanto riguarda il mondo dell'arte, per quanto riguarda il cambiamento ovviamente globale del modo di comunicare tra le persone, Facebook era una rivoluzione incontrollabile, forse ha fatto più danni che miglioramenti, però diciamo, però ad oggi un ragazzo che si approccia a un qualsiasi tipo di lavoro, ma non il tatuaggio, che possa essere la fotografia, che possa essere un mondo artistico, che possa essere la pittura, quella è la sua reference adesso, il suo punto di riferimento è un'immagine su un profilo, e tante delle cose che noi troviamo sui libri non ci sono. O meglio, ci sono, ma vanno ricercate. Se tu le conosci, le puoi ricercare, ma altrimenti non ti capiterebbe mai di trovarla. Certo. Se nel mondo del tatuaggio tu vuoi fare il tradizionale, non puoi limitarti a hashtag tradizionale o comunque a guardare i lavori del tuo tatuatore preferito tradizionale, perché quello in realtà è frutto di un insieme di ricerche bibliografiche, quindi fatte sulla carta, che ha creato una persona, che ha creato un gusto. Quindi tu stai già guardando attraverso una lente, attraverso un filtro. Ah, certo, sicuramente. E non stai andando a ricercare in realtà la radice. Cioè, cerca la radice piuttosto che il frutto. Ma è un po' come andare dal maestro, cioè dall'allievo. Se vai proprio là, certo, forse, salti i passaggi. Si sono persi poi un po' di. Invece, chiaro. Diciamo che Instagram sta al tattoo come il MySpace stava per i musicisti. Esatto. Era la stessa roba. Sì, è molto simile come. Che MySpace. Ma che cosa ti ha tirato fuori? Avevamo anche quello come profilo, figuriamoci. Immagino. Trovate i musicisti. Toccherà citarmi dei colleghi anche te. Tre colleghi italiani che stimi. Ce ne ho 22 da dire. Troppi in realtà. Perché i primi tre che ti vengono in mente a livello di fine, non so, amicizia o storici, che ne so. Sergio sicuramente. Sergio Diomede, perché è stato l'input, il mio De Bombardone, detto Bombardone. Molti lo conoscono con questa nomina. Bombardone. Ovviamente il primo mentore, non posso non citarlo. Nello sicuramente, Nello Rossini. Ok. Ha iniziato poco dopo di me, insieme a me, sempre anche lui, con il suo apprendistato da Sergio Bombardone. Abbiamo fatto un percorso parallelo insieme che non abbiamo mai separato. Cioè, dura ad oggi, a distanza di 25 anni, fra amicizia e tatuaggio, che ancora dura, e in più lo ritengo, a mio avviso, fra i top 5 tatuatori che esistono in Italia. Quindi sottovalutato sicuramente, ma ogni cosa che fa rasenta la perfezione in tutto, perché lui è così, insomma, un po' maniacale, quindi riesce a trasmettere poi nel tatuaggio ciò che per esempio io non riesco a fare, cioè una cosa che ha un'attenzione ai minimi dettagli, alla struttura, al disegno, alla storia, cioè tutto l'insieme delle cose che fa porta in una direzione in cui crea un oggetto perfetto alla fine. Il suo piccolo quindi, mondo. Sì, sì, sì. Riesce sì, a creare sempre il suo piccolo nerd, mondo. Nerd, c'è presente quando si dice il nerd, sì, lui. Sì, sì. E un terzo, col terzo è difficile, perché andrei a fare poi, non lo so, un torto, mi fermo a due. Va bene, lasciamo mi fermo sospeso. A due, perché il terzo... Sarebbero tantissimi che mi hanno accompagnato, aiutato, influenzato. Parlo di tatuatori italiani, sì, questo, sì. Cioè colleghi sì, italiani, sì. Non, l'estero lo escludo completamente. Non ci vado, te lo dico. No, vabbè, sarebbe pure scontato, perché ormai... Però il terzo non lo so. Va bene, restiamo così. A parte che ringraziamo innanzitutto per, però visto che siamo qua, io andrei anche a mettere un po' di mano su magari una macchina, su assolutamente. Cioè abbiamo un torno, una roba qui, quindi anche perché non si può venire qua da te e non fare un pasticcio, no? Cioè bisogna pasticciare qualcosa. Ovvio. Facciamo questa, montiamo questa mini liner. Sì. Bobinata un pollice. Ho volto un chiodo da bobinare.